oggi vi voglio mostrare come realizzo una frolla alle mandorle, perché oltre alla farina zero di grano tenero utilizziamo anche della farina di mandorle. Quindi vi elenco gli ingredienti, sono pochissimi, la ricetta è molto semplice, diciamo che è una copia dell'altra frolla che io ho realizzato. Avevo fatto una crostata con una frolla che a me piace un sacco, infatti l'ho chiamata frolla perfetta. Vi metto qua il link del video della frolla fatta con la farina di farro. Questa la faccio con la farina di grano tenero e aggiungo della farina di mandorle. Vi garantisco che il risultato è squisito. Vi elenco gli ingredienti che sono: farina di grano tenero di tipo 0, per le dosi ve le metto alla fine del video, ve le scrivo. Zucchero integrale di canna, questo lo vedete molto sottile, io l'ho polverizzato nel Bimby in un robot da cucina perché c'erano dei pezzi di melassa troppo grossi, non mi si sarebbero sciolti nella pasta, e quindi l'ho ridotto sostanzialmente a velo, ma è lo zucchero di canna integrale. Io in questo caso ho utilizzato questo della Coop. Farina di mandorle, anche le mandorle, io non compro la farina ma trito delle mandorle che ho sempre in casa, quindi eccole qui. Vi serve della polvere lievitante per dolci, io la utilizzo vanigliata, qui all'interno non c'è la vanillina che io vi sconsiglio vivamente, ma c'è la vaniglia in bacche Bourbon, quindi se avete la polvere lievitante non vanigliata, utilizzate quelle, poi nell'eventualità potete aggiungere della bacca di vaniglia o dell'estratto naturale di vaniglia. Io sconsiglio sempre la vanillina. Ci serve dell'olio di semi di mais spremuto a freddo e dell'acqua. Possiamo cominciarla con la ricetta che è semplicissima, quindi prendiamo una bella ciotola grande, cominciamo col setacciare la farina. Questa, come vi dicevo, è farina 0, potreste anche utilizzare una farina 1, io non ce l'avevo, ho utilizzato questa. Aggiungo 2 cucchiaini di lievito per dolci e li setaccio insieme alla farina. Questi che vedete sono i pezzettini di vaniglia che c'erano nella bustina della polvere lievitante. Assieme alla farina metto lo zucchero, la farina di mandorle e miscelo il tutto in questo modo. Ecco qui. Faccio un buco al centro, vado ad aggiungere tutto l'olio e una parte dell'acqua prevista dalla ricetta. Non la metto tutta perché, come sapete, in base alle farine che si utilizzano, assorbono più o meno acqua. Siccome non voglio squilibrare la ricetta aggiungendo altre farine, metto l'acqua un pochettino per volta. Una volta assorbita tutta l'acqua dalle farine, vado ad aggiungerne ancora un pochettino. Aggiungo anche il resto, quindi la dose che avevo previsto per la ricetta in questo caso andava bene. Ecco qua, la nostra frolla è già pronta. Adesso la faccio riposare un pochino prima di stenderla. Prendo un pezzo di carta forno e adagio sopra la mia frolla.
prendo un altro pezzo di carta forno e premo in questo modo. La schiaccio bene perché siccome la voglio far raffreddare, in ogni caso poi io questa frolla dovrò stenderla, se io la premo si raffredderà prima. La metto su un piatto, la chiudo su tutti i lati e la metto in frigorifero se non ho fretta, in freezer se ho fretta. Io la metto in frigorifero perché nel frattempo devo fare altre cose, quindi la faccio raffreddare in frigorifero per un paio di ore. Allora, ecco qua, la frolla si è raffreddata. Vi volevo solo mostrare come si lavora bene. Questo è il risultato. Ok, adesso la vado a stendere così vi mostro con che semplicità si lavora. Dopodiché, più avanti, farò una ricetta con questa pasta frolla, così vi mostrerò che cosa la utilizzo a fare. In realtà potete utilizzarla anche per fare una crostata di frutta senza nessun problema. Allora, guardate, la frolla si stende con estrema facilità. Ovviamente se si scalda troppo va rimessa in frigorifero per poterla stendere, però se dovete fare una torta il problema non si pone. Magari si può presentare nel momento in cui fate dei biscotti, però vi garantisco che il risultato è straordinario. Quindi le applicazioni possono essere una crostata anche semplicissima con la marmellata, piuttosto che dei biscotti. E prossimamente vi mostrerò una torta che realizzo io con questa frolla. Quindi spero che la ricetta vi sia piaciuta, io vi mando un grosso bacio e vi ringrazio tanto per la visione del video e per il supporto che mi date sempre. Quindi un bacione e alla prossima, ciao!